che gliel'avresti detto. Totale sincerità, come con Gordon. Oh, ma hai capito? Non valeva la pena di spezzarlo ora se possiamo distruggerlo più tardi. Una vera mossa alla Joker. Stiamo assistendo a una meraviglia, Batman. Allora ho frugato nella caverna piena di pipistrelli che chiami mente e sembra che tu creda davvero nella storia della cura. Ah. Oh, Bruce, lascia perdere la cura. Concentrati sull'eliminazione del cavaliere di Arkham. Sarà il tuo canto del cigno. La tua ultimissima buona azione. Il chip di trasmissione disattiverà per un po' i droni. Dovrei avere il tempo di neutralizzare le due torri radar. Distruggere il radar prima che i droni tornino operativi. La prima torre radio è sistemata. Assegno una squadra tecnica. Ignorate l'ordine, era Batman. Torre radar B, preparatevi. Bersaglio Alfa in arrivo. Cosa che gli impedisce di portare quel carro armato sull'isola? Sei finito. Thank you.
Bruce. So come ti senti per quel cavaliere da strapazzo. Esattamente come mi sento io per quei vinti Joker agli studi cinematografici. Ci può essere un solo Joker, Batman. E sono io. Cioè, sei tu. Ok, noi. Ora facciamo la cosa giusta. Massacriamoli tutti e purifichiamo la stirpe di Joker. Posso usare l'infiltratore remoto per disorientare temporaneamente la torretta. Al comando dicono che ha portato dei rinforzi. Che tipo di rinforzi? Mai sentito parlare di Nightwing? Si è fatto un certo nome a Bloodhaven. Alfred, ho sistemato il radar. Ora resta solo la triviale questione del lanciamissili a lungo raggio. Una volta neutralizzato, il Batwing potrà cercare il dispositivo nubifragio. Ci sto andando adesso. Abbiamo perso il secondo radar! Ha girato le torrette! Ma com'è possibile? Pensate a proteggere i lanciamissili! Il cielo è mio! Entrambi i radar. Faccia pure. È abituato a lottare con tempisti impauriti, non con noi. Non sottovalutarlo. Lo dice sempre anche il cavaliere. Avete fin troppo rispetto per farlo. Credi che finora abbia avuto soltanto fortuna? Già, e quella sta per finire. Lo dice sempre anche il cavaliere. Avete fin troppo rispetto per Batman. Credi che finora abbia avuto soltanto fortuna? Già, e quella sta per finire. Ci è sfuggito con una specie di fumo.
Gamma 4, mi ricevi? Signore, va verso lo scudo difensivo. La corazza di quel lanciamissili sarà troppo spessa per essere perforata. Mi serve qualcosa di più potente. Innanzitutto devo abbassare lo scudo difensivo. Alfred, devi abbassare quei ponti. Ma certo, sir. Vedo che sta sfruttando appieno il sistema di guida remoto della Batmobile. Signore, Batman sta abbassando i tre ponti per Founders Island. Vuole usare l'auto per distruggere i lanciamissili. Dispiegate l'unità Delta sulla posizione del bersaglio, ora! Sopra, distruggetela! Drone disattivo, mando un Cobra di supporto. Presto scoprirai il vero significato del dolore, Batman. Il drone non rileva il bersaglio. Riprendere le onde regolari. Signore! Cobra disattivo! Ho del supporto in zona, lo mando subito! La situazione delta, sergente? In arrivo, signore! Circa 2 chilometri a sud del bersaglio! Sappiamo dove sei, Batman! Non uscirai vivo da quella sala di controllo! Mando un Cobra di supporto. Signore, 5 blindati non sono bastati. L'abbiamo perso, signore. Niente. Verrà il nostro momento. Trascineremo il suo cadavere per le strade. Ora di eliminare il lanciamissili. Il tetto è libero. Bersaglio in sala di controllo. Procedo all'interno. Fermo, tenente. Lui è mio. Mi hai preso! Ok, ok, mi arrendo! Dove è andato? Alzate lo scudo difensivo! Coprite tutti i punti d'accesso! Ah, su via! Vi ha sentito arrivare da 1 chilometro! Quelle orecchie a punta non sono mica per bellezza! Signore, lancio missili al sicuro! Finché noi... Tu chi sei? Non ancora, Cavaliere Oscuro. Cavaliere di Arkham, dimmi che hai un nome. No, sir. Dei pochi pazienti del manicomio che non sono stati catturati e mandati ad Arkham City, nessuno sembra in grado di organizzare e guidare un assalto.
Non è un fantasma, Alfred. È addestrato e rancoroso. Includi nella ricerca chiunque sia stato rinchiuso ad Arkham grazie a me. Sir? Mi hai sentito? Sarà una lista parecchio lunga, sir. Lo so, Alfred. Sono certo che la restringerai. Alfred, il lanciamissili del Cavaliere di Arkham è distrutto. Chiamerò il Batwing per iniziare a cercare il nubifragio. Quando avrò finito, carica i risultati alla torre dell'orologio. Ok, ora che non giochiamo più ai soldatini, divertiamoci come si deve. Facciamo a turno. Tu fai la solita roba da scena del crimine e investigazioni o una di quelle cacce al tesoro di Andy Pontus? Io investo. Mi dirigo alla torre dell'orologio, Alfred. Invia i dati al Batwing appena hai completato l'analisi. Molto bene, sir. Identità confermata. Alfred, prendi le immagini. Oh, sir, come può vedere, il Batwing ha completato la scansione orbitale di Founders Island, ma niente dispositivo nubifragio. Ovviamente l'avvertirò non appena ci saranno novità, ma... Ah, un momento, ricevo una trasmissione d'emergenza dagli studi cinematografici. Batman, spero che tu riesca a sentirmi. Gli studi sono sotto attacco. Robin è nei guai. Ascoltami attentamente. Devi isolare quella stanza. Non possiamo far uscire gli infetti. Ma certo. Dimmi cosa... Harry! Ne ho abbastanza di te! Bene, guarda chi è in ritardo per salvare la situazione. Come va, pipistrello? È passato un bel po'? Harley Quinn. Ma allora ti ricordi di me? È strano, perché hai ucciso l'unica persona che abbia mai amato. E ora vengo a sapere che ti tieni un'intera generazione di nuove Joker tutta per te. Lo so. Imbarazzante. Non farlo. Non sono stabili. Oh, non sono stabili? Perché non provi a guardarti allo specchio qualche volta? Alfred, devo andare agli studi. Faccia presto, sir. La signorina Quinn è instabile. Robin potrebbe essere in pericolo. Te l'avevo detto di sterminare quella manica di fotocopie sbiadite e che non si azzardino ad ammazzare Robin, Batman. Quella è una mia idea.